È possibile diventare un mostro di forza e potenza andando a prelevare dalle varie discipline della forza? Stiamo parlando di calisthenics, street lifting e perché no anche powerlifting. Si può creare questo mix potentissimo o si rischia di entrare nel paradosso, fare un po' tutto e fare un po' niente? Cerchiamo di capirlo insieme in questo video. Ovviamente si può fare, l'importante è capire sempre quelle che sono le logiche alla base, dopodiché si capisce che tutto è uno strumento che può lavorare al nostro servizio. Il perché bisognerebbe mixare calisthenics, street lifting e powerlifting, insomma le risposte possono essere molteplici. Prima di tutto per una questione di gusti, perché l'allenamento è l'allenamento della forza, come anche altre cose, è una forma di espressione, quindi ognuno sceglie gli strumenti che meglio si adattano alle proprie caratteristiche, o per meglio dire che ti consentono di esprimere, di avere un'espressione di forza più adatta a te, alle tue capacità e ai tuoi gusti personali. Per assemblare meglio il tutto bisogna ragionare per alzate, per performance, quindi bisogna selezionare le proprie alzate, le proprie performance di riferimento e su quelle puntare forte. Tutto ruoterà intorno alle nostre scelte iniziali, quindi dobbiamo scegliere i nostri pilastri. Quindi io consiglio sempre di selezionare da un minimo di 2 fino a un massimo di 5 alzate, 5 performance di riferimento su cui scommettere. Solo 2 alzate rappresenta un sistema minimal e lo si può fare anche efficacemente, mettere su un sistema davvero completo, efficiente ed equilibrato. Oppure per contro si può andare a scegliere fino a un massimo di 5 alzate, di più è sconsigliabile perché poi diventa troppo. Attenzione, piccola premessa, scegliere un minimo di 2 alzate oppure sceglierne 3, 4 o fino ad un massimo di 5 non vuol dire che noi faremo sempre solo quegli esercizi, vuol dire che questi sono i nostri pilastri, quelli in cui attorno alla quale ruoterà tutta la nostra programmazione, quelle dove dobbiamo andare a veramente a costruire le nostre progressioni, il nostro sovraccarico. Poi ovviamente a complemento di queste 2/5 alzate andremo a mettere tutta una serie di esercizi complementari. Quindi se io vado a scegliere solo 2 alzate, una cosa molto molto funzionale e molto efficace potrebbe essere handstand push up, prelevando dal mondo calisthenics, e stacco da terra. Quindi pensate a quanto può essere davvero efficace e funzionale, perché con gli handstand push up vado a fare un esercizio di forza di spinta per gli arti superiori, mentre con lo stacco vado a fare un esercizio di tirata prelevando dalla pesistica per le gambe e per la schiena, ok? Quindi diventa un esercizio per le gambe di tirata, passatemi il termine. Però se dobbiamo mettere un sistema minimal, questo veramente li integra alla perfezione. Oppure io posso fare anche solo military press e stacchi, per esempio, no? Se devo fare scegliere rimanere nell'ambito minimalista. Per contro, se devo andare sulle 5 alzate, non è detto che debba per forza seguire la traccia dello street lifting, o comunque non in via esclusiva, quindi potrei introdurre squat, stacchi, military press, panca piana e trazioni zavorrate. Oppure potrei di nuovo handstand push up, dip, trazioni, stacchi e squat. Ma indipendentemente che io scelgo 2, 3, 4, 5 alzate, comunque devo sempre fare una scelta allo stesso tempo equilibrata. Quindi se io scelgo 4 alzate, non è che posso prendere military press, dip, panca, trazioni zavorrate e squat, perché è un po' squilibrato sugli arti superiori e in quei gruppi muscolari di spinta. Quindi soprattutto quando comincio a prendere dalle 3 alzate in su, devo essere certo di aver messo insieme un sistema allo stesso tempo anche armonico ed equilibrato. Poi, come ti dicevo prima, anche gli esercizi complementari che faremo ruotare intorno a questi nostri pilastri principali andranno a completare e anche a colmare alcuni gap e alcune carenze che appunto possono essere lasciate scoperte dai nostri pilastri, dalle nostre alzate principali. Se vuoi mettere insieme un potentissimo mix, prelevando dal meglio delle varie discipline della forza. Poi, per come progredire nel tempo, costruendo delle progressioni efficaci ed efficienti, ti consiglio di andare a vedere uno dei miei ultimi video dove ho parlato dei principi generali per costruirsi delle progressioni costanti, idealmente all'infinito, nel tempo. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima e ti auguro un buon allenamento. Ciao!